Buonasera, da pochi minuti è terminato il Consiglio dei Ministri, sale da 400 euro a 3.000 euro la multa per chi viola le norme anticontagio ed ancora viene regolamentato il rapporto che deve esistere fra i governatori delle regioni e il governo centrale. Ma ancora con forza i sindacati chiedono misure potenti e decisive per tutelare il lavoro in tutte le sue forme. Abbiamo chiesto il parere al segretario generale dell'UGL, Paolo Capone, UGL che oggi festeggia i 70 anni, adesso mando in onda un suo contributo. Grazie. Oggi l'UGL festeggia il suo 70° anniversario, in un momento particolare per il nostro Paese. C'è una crisi sanitaria, c'è una crisi economica alle nostre porte. Ecco, in questo momento noi chiediamo al Governo un intervento veramente straordinario. Ci vuole più coraggio di quello che ha dimostrato finora e bisogna fare un piano marcia che preveda la possibilità di aiutare le piccole e le grandi imprese, gli artigiani e i professionisti e soprattutto aiutare il lavoro. Noi dobbiamo vincere questa sfida e la dobbiamo vincere presto. Il segretario dell'UGL Paolo Capone abbiamo sentito serve un nuovo piano Marshall, quindi bisogna ricostruire il paese, ricostruire l'economia per dare risposte concrete ai lavoratori, alle loro famiglie, ai liberi professionisti, alle partite IVA, al mondo delle imprese, all'intera nazione. Vi aggiorneremo in corso d'opera sugli altri contributi.